Siamo in live. Belle, buonasera allora. Questa sera comunque vi dico subito che io sarò in silenzio. Voglio proprio ascoltarvi. Ma è partita o no, ragazzi? Sì, eh? Sì, Ok. in streaming. Grazie, mi Sì. taccio. Allora, intanto diamo il benvenuto a chi sta entrando. Allora, vediamo un po'. Barbara e Sandro, dietro chi c'hai? Eric. Ciao Eric. Ciao, Ciao buonasera a tutti. Marco. Mi saluterà Marco Eric. Giuseppe, Tommaso. Buonasera Tommaso. Lina. Ciao. Poi Ciao, abbiamo buonasera. Giuseppe, Ciao. salutato, Berossella l'abbiamo vista prima, gli altri ragazzi, Alberta, c'è Eugenio, il mito. Buonasera a tutti. Ciao, Ciao. buonasera. Naturalmente io saluto soltanto chi c'ha il video aperto, eh. Gli altri li ignoro. Capito, Franci? Marco, alzi la mano e mi passi la coorganizzazione, grazie. Allora. Sei antipatico. Eccola. Però non sei brutto. Ciao Andrea. Allora, L'antipatia può essere una dote. guardate Buonasera a che tutti. l'antipatia, buonasera Maria Grazia. L'antipatia a volte, o meglio, la faccia antipatica a volte tiene distanti e scocciature. Allora. Buonasera, spiriti liberi. Io. Chi è che ha parlato? Lui Stefano, buonasera. Ciao Ciao Marco, ciao, Cristina. buonasera. Ciao Michele, Maddalena. Buonasera a tutti, Andrea ciao l'avevo Marco. salutato. Vediamo un po' se di là c'è qualcun altro. No. C'è Gabri. Ciao Gabri. Dell'ospedale San Martino di Italia. Buonasera Donato. Allora. Marco Lì, che ti sei inventato stasera? Guarda, non mi sono inventato proprio niente perché stasera vi lascio parlare. Stasera voglio ascoltarvi perché vorrei. Perché a volte mi domandano. Quando prima di iniziare, o so che comunque la sera poi abbiamo questo incontro, ricordiamo un po' di cosa si può trattare, cosa possiamo, qual è l'argomento, quale qua, quale là, quale su, quale giù, e in realtà ce ne sono tantissimi, no? E poi magari ecco, inizio, faccio, tanto, e poi magari prendono altre pieghe perché poi il sentire del momento è quello che, dunque a volte non so neanche lì a rifletterci più di tanto quali argomenti trattare. Ma soprattutto perché te mi domando, dico, ma se io iniziassi soltanto dicendo anime belle, buonasera, e poi stessi in silenzio, la domanda è: cosa volete dire? Cosa vogliamo dire in questo momento? Qual è un qualcosa che sentiamo veramente di voler comprendere, approfondire? Mi riferisco sempre ad assoluta integrità, eh? Dunque, questa sera vi tronco subito chi fa domande che non c'entrano con assoluta integrità. Valiate anche questa cosa, perché a volte il prepararsi la domanda fa comprendere anche la natura della domanda stessa. E spesso arrivano le risposte prima ancora di porre la domanda. Però, come ci poniamo noi? Siamo vestiti su una sedia in attesa del programma del martedì sera? O siamo anime coscienti e presenti attivamente?
Silenzio profondo. Io, Vino, posso dire una roba? Aspetta che apro il video. Allora, mi vedi? Io. Marco? Ciao, devo alzare la mano? Aspetta. Hai sentito più del moschettiere? Sì, Più. poi mi sono appena andato via a Insomma. prendere una abat-jour. Allora, sì, no, niente, volevo dire che per quanto riguarda un po' il mio sentire su questa cosa che dici, credo che molti siamo in attesa di un qualcosa, no? Perché l'attesa, è inutile dire, c'è un po' di attesa per un cambiamento, per una notizia bomba che potrebbe un attimo modificare questa cosa, questa continua, non battaglia, ma questo continuo fare per poter annichilire certe frequenze, certe energie. Io stesso, spesso e volentieri, mi aspetto da un programma come, da un programma, ho detto la parola sbagliata proprio, da assoluta integrità, da una Zoom, una notizia, un qualcosa che amplifichi ancora di più, diciamo, il mio buon umore, no? Che c'è sempre, nonostante ci siano sempre condizioni un po' così che ci turbano durante la giornata. Come sai, noi stiamo seguendo in Friuli il caso di Serafin con tutta la nazione, insomma, però vabbè, andiamo avanti, parliamo di altre robe. E niente, io credo che molti restano proprio in ascolto e non hanno tante volte la voglia di esprimersi o di parlare perché non c'è magari sicurezza in quello che si vuole dire, non c'è. Siamo un po' dentro un po' un minestrone di mille notizie, di mille sensazioni, di credo, di vari tipi di credo che comunque ci confondono un po' il nostro dire, il nostro fare, il nostro pensare, un po' tutto. Cioè, facciamo fatica fondamentalmente a staccarci dalla mente e ad ascoltare realmente quello che abbiamo dentro, per poi magari discuterne o parlarne con qualcuno, no? Poi mettiamo in moto la mente, ma principalmente sarebbe almeno per come faccio io ogni tanto, spegnere proprio la mente, cercare di trovare quello stato che ti porta a osservare le cose nella prospettiva giusta, nel modo giusto, per poi anche comunque avere una reazione sempre controllata, non troppo buttata lì come reazione, ma più che altro una creazione, più che una reazione, no? Perché la reazione fondamentalmente, anche quella, penso che sia un po' condizionata, un po' tanto condizionata dalla mente, dalle esperienze individuali, eccetera, eccetera. Invece, se riusciamo a, diciamo, a osservare questa cosa in maniera neutrale, alle volte riusciamo veramente ad avere una prospettiva diversa, una percezione diversa e poi, ripeto, una reazione comunque controllata sulle cose. Non so se forse mi sono perso un po', no? Non so se è stato chiaro quello che volevo Ho esprimere. compreso. Ok, tutto qua. Volevo dire questa cosa qui, perché sento, cioè mi sembra di sentire proprio questa camera d'aria gonfissima che come li togli il cappelletto viene fuori una pressione incredibile. Siamo tutti un po', penso, in questo momento qua, in una condizione abbastanza preesplosiva, possiamo dirla così. Almeno questo è un mio stato d'animo in questo momento, no? Sento questa vibrazione, questa cosa molto forte dentro di me, dagli eventi che si sentono, dalla mia parte, diciamo, coscienziale, spirituale, c'è proprio un salto, evolutivo interno mio che va comunque a modificare anche tutto quello che io vedo fuori, che non è lo stesso di quello che vedi te, Marco, o che vede chiunque altro, no? Ognuno ha la sua un po'. C'è una prospettiva sulle cose, no? Se tutti riuscissimo veramente a vedere le cose tutti allo stesso modo, credo che avremmo già sistemato un mucchio di robe. Ok, grazie. Grazie Gino. Prego. Buonasera Barbara. Buonasera a tutti. Gino, ma mi hai fatto Buonasera. esprimere di nuovo la bellezza. Siamo belli, ma belli, belli.
Posso dire una cosa? Non è vero che non succede niente. O ve lo dico io che sta succedendo? Sta succedendo che stanno tornando un sacco di uomini e donne che se ne sono andati e stanno tornando. Ora, non lo so se questa è l'attesa, no, di cui parlava Gino, che c'è questa idea del palloncino che è da bucare con la pressione bonica. C'è la cucina che stanno mettendo a posto la cucina. Ma stanno tornando, diversi stanno tornando. Dici, ma beh, no. Beh, non è strano. Vuol dire che questa arietta di novità, ma di coerenza, perché c'è un'arietta di coerenza, secondo me, più che è cambiato il vento, diciamo. Uno di importante. È cambiato il vento. Cosa vuol dire? Vuol dire che il popolo sta diventando sempre più coerente a se stesso. E vi dico anche un'altra cosa. Ho apprezzato molto e apprezzo tantissimo la fiducia che il popolo ha in se stesso. Perché vuol dire che è saldo. Sapete, quando nelle coppie c'è la gelosia, è perché uno delle due, quello geloso di solito non ha molta sicurezza in se stesso, non sa effettivamente chi è. E invece mi rendo conto, mi sono resa conto, ma era una delle mie aspettative, tra virgolette, speranze, va, facciamo così, non so se è meglio o peggio dell'aspettativa, la speranza, che il popolo a un certo punto lo comprendesse, che non posso camminare muro a muro, mi devo poter fidare non solo di me, quindi aver fede di me, ma mi devo poter fidare anche degli altri, perché sennò io non lo so quanta bella società, nuova società vogliamo mettere su. Quindi volevo dire questo, Marco, e poi, visto e dato che stasera hai aperto le danze così dicendo doveroso silenzio, io vorrei fare una proposta. Proprio con la sua assoluta integrità stasera. Una delle cose che secondo me il popolo fa poco insieme, si mangia insieme, si canta insieme, si balla insieme, si ragiona, sì. Ma una cosa che fa poco insieme il popolo è unire gli intenti. Ogni tanto lo facciamo, ma secondo me è un appuntamento costante, anche solo di un minuto di silenzio, che però è un appuntamento costante. Secondo me è pertinente, assoluta integrità. Ecco, se posso dare un là, direi sarebbe il caso che ogni martedì, e perché no, anche ogni giovedì, prima di partire, facciamo un minuto di silenzio. Oppure insieme mettiamo un intento. Non so, che ne dite? Che ne dici, Marco? Che ne dite, popolo? Io penso che il silenzio è fondamentale e ognuno di noi esprima dentro quello che vorrebbe comunicare agli altri. Così, ecco, si arriva all'intento, perché tra di noi, quando abbiamo un intento comune, anche non pronunciandolo, esprimendolo col pensiero, arriva dappertutto. Almeno questo è quello che penso io. Io non trovo la mano, come si alza la mano qui, perché sono al computer e prendo la parola perché ho apprezzato molto l'iniziativa di Barbara e chiedo al popolo se può essere condivisa una candela da accendere proprio in quel minuto di silenzio e in quella condivisione condividere anche intento nel momento in cui si accende la candela e quindi aggiungerei anche questo. Grazie. Grazie Anna. T'avevo salutato, ma mi sono accorto che avevo il microfono chiuso, dunque parlavo. Sì, se ci piace, l'idea ci piace. Concordo, sono pienamente in sintonia con entrambe le proposte, silenzio e una luce che brucia quel che non serve e dà luce dove serve. Grazie.
A Francia c'è la candela pronta. Una fiamma che non brucia. Io c'ho il candelabro grande per tutti. Aspetta che... Bastano anche quelle piccoline. Allora, Ecco, una cosa... scusami Marco, volevo solo prego. dire che è buona cosa ogni volta che si accende una candela, anche solo per aromaterapia o in qualsiasi altra circostanza, metterci l'intento, perché nel momento in cui scende la fiamma, già in quel momento è come se esiste un portale, quindi utilizziamo il fuoco, utilizziamo l'intento proprio nel momento in cui si accende la candela di qualsiasi colore, al di là di questa iniziativa che può essere il martedì o il giovedì o entrambe i giorni. Allora, prendo la candela brucia, la fiamma brilla. Perché per far brillare questa candela bisogna far bruciare qualche cosa. Quanto di noi conosciamo e possiamo così selezionare da dover bruciare? Quali sono quegli aspetti dentro di noi che vogliamo trasformare e sappiamo riconoscere e sappiamo utilizzarli a nostro favore, anche dunque cose che normalmente ci rallentano, no? Quelle che sono le parti che vanno trasformate, e le possiamo ottimizzare e farle diventare quel corburente che serve per aumentare questa intensità della fiamma. Riflettiamo mai su questo? O riflettiamo magari, non so, su ciò che dobbiamo fare, su quelle che sono le nostre esigenze, su quelli che sono i nostri valori da portare, su tante cose che, no, che portano e che sono utili. A volte credo che perdiamo di vista invece ciò che c'è da bruciare. E adesso la prendo come spunto anche quello che ha detto Barbara sul fatto che c'è questo sentire, no, di un ritorno. Ma dentro di noi questo ritorno come lo vediamo? Cioè d'impatto, no? Così, proprio a caldo, sapendo che siamo in un contesto storico anche dove stiamo raggiungendo nella trasformazione, dunque nella materializzazione, no? Quella famosa coagulazione che ogni tanto anche su Assoluta Integrità si sentiva l'altro anno, 2 anni fa. E adesso cominciamo a... non è più quell'immagine così, che poteva essere di ispirazione, no? Sai, il Bignozzi ha detto che si stanno coagulando le cose, no? Adesso cominciamo a sentirlo. E dunque porta anche a un ritorno. Ci siamo tanti di noi che, anzi, tutte le anime che vedo qua, sono la coerenza. La coerenza fatta anche di alti e bassi, no? Di picchi in alto e picchi in basso, se così vogliamo definire, ma accomunare tutti dalla coerenza di esserci. Dunque da questa volontà, da questo impegno di essere comunque una comunanza. Fatte di piccole cose, fatte di piccole e grandi cose, alcune importanti, alcune meno, cose belle, anche cose invece evitabili. Però alla fine siamo sempre qua. E ogni volta che ci vediamo, poi ci viene spontaneo anche la
L'abbraccio, cioè magari qui a volte ci siamo presi, no? Così un po' in maniera diretta, un po' dura, un po' insomma, le cose che sappiamo. Ma nonostante tutto, quando siamo in presenza di un abbraccio, c'è sempre poi questa, emerge sempre quello che è il nostro vero desiderio, che è questa comunanza fatta di intenti per ripristinare ciò che deve essere, ciò che già è, per molti perché è già visibile e tangibile, per altri comincia a prendere forma, come una lente che piano piano, man mano che si gira, uno riesce a mettere bene a fuoco, e dunque tutte quelle parti un po' più nebulose cominciano ad assumere quella forma comprensibile, all'inizio a pochi, adesso a molti. Importante il discorso della fiamma, importante il discorso del accendere la candela, no? Accendere questa fiamma, ma questa fiamma va alimentata. A volte avviene in maniera spontanea, a volte è utile mettere qualcosa che faccia ardere in maniera intensa, e soltanto abbandonando o riconoscendo tutte quelle piccole meschinità, quelle piccole ipocrisie, quelle piccole invidie, gelosie, no? Dice, ma perché uccidi queste cose qua che sono le parti più, invece di dire sempre tutto la parte più bella? Perché le parti più belle ci vediamo negli occhi, vediamo la bellezza che è in noi. Ma dobbiamo saper vedere anche ciò che va trasformato. E se c'è quel qualche cosa dentro di noi, che adesso magari così di primo impatto può sembrare semplicemente un termine, un aggettivo, no? Dice, l'ipocrisia, l'incoerenza, no? Se riusciamo a vederla, la possiamo utilizzare, perché non sta lì a caso, sta lì per ricordarci qualche cosa. Ogni aspetto che possiamo individuare come apparentemente negativo sta lì per ricordarci qualche cosa. La possiamo utilizzare, la possiamo ottimizzare. Non sto qui a dirvi in che tempi e in che forme o con quale metodo. Il tutto è utile. Nell'economia universale tutto è utile. Nulla sta lì così perché qualcuno si è distratto di lasciare una stella, una galassia. Mi sono dimenticato di metterla a posto. Ma dove andava questa stella? Dunque c'è sempre un motivo. Il mio intento è quello di a volte forse di ricordarmelo e automaticamente di ricordarvelo anche a voi, nel momento stesso in cui portiamo queste riflessioni. Perché? Perché sta avvenendo quello che deve avvenire. E dunque, sì, ci sono tante novità, ci saranno molte novità ancora. Alcune sono già nel campo, altre le stiamo creando. La visibilità di questo, in parte è legato anche a quanto siamo capaci di mettere quel comburente per aumentare la fiamma della nostra candela. Grazie Robby. Buonasera a tutti. Allora, è iniziata la serata e ho visto subito Walter Squarciafichi, il nostro uomo qua di Terra Ligure. E mi è venuta in mente la serata che abbiamo fatto a casa sua, a casa di Pierino, in realtà di suo papà, all'Epifania, che è venuta giù anche Anastasia. E poi è venuto fuori adesso questo discorso e colgo l'occasione per farvi un breve racconto di quella serata e poi vi spiego cosa brucio con questa candela. Allora, sono arrivata di corsa, dovevamo vederci, doveva venire giù Anastasia a mangiare insieme. Io come al solito ho mille cose da fare, nipote, pipimpa, arrivo a casa, doccia veloce sotto l'acqua perché deve arrivare Anastasia, quindi devo correre. Presto, andiamo, andiamo, andiamo. Ero già anche un po' nervosa perché, vabbè, giornate ti dico un po' così. Arriviamo e Anastasia non era arrivata.
doveva partire alle 4, poi ha avuto un contrattempo, poi doveva partire alle 6, poi ha avuto un contrattempo. Fatto è che io alle 8 ero da Walter e forse Anastasia partiva a quell'ora da dopo Genova, quindi aveva ancora 2 ore di strada, no? Quindi io comincio un po' a dire, ma porca miseria, io ho fatto tutto di corsa, ma sta a vedere, ma adesso voglio vedere. E mi stavo un po' lamentando, no, con me stessa, perché sai, perché io avrei fatto così, perché io, sai, avrei fatto cos'ha, no? C'era un bellissimo camino che fumava, che bruciava un sacco di legna, che aveva fatto il nostro amico Paoletto. E a un certo punto chi conosce Walter come Eleonora e chi l'ha visto negli occhi, quest'uomo mi guarda il camino, guarda bruciare il camino, poi mi guarda e mi dice: sono 40, sta bruciando l'alloro, sono 40 anni che non brucia l'oro in questo camino. Questa è una notte magica. Ma me l'ha detto con gli occhi da bambino, perché Walter conosce bene il tempo, si ricorda tutto, ma non si fa scalfire dal tempo, no? Il tempo lo passa, rimane, il bambino è rimasto quello, un po' il contrario di Dorian Gray, ok? Esattamente il contrario di Dorian Gray, Walter. E me l'ha detto con questi occhi, continuava a guardare questo camino, cioè alla fine questo camino ci ha rapito con questo alloro che bruciava. Fatto sta che le energie sono cambiate, fatto sta che è diventata una serata fantastica. È arrivata Anastasia, è stato un trionfo di gioia, ve lo posso assicurare, un trionfo di gioia. E abbiamo fatto le 3 del mattino, con un'atmosfera che io non sentivo da veramente tanto tempo. E quindi era un po' che volevo, mi è venuto in mente questo racconto. E siamo tutti bravi a parlare, no? Siamo tutti bravi a dire quanto siamo bravi noi. Beh, questo è pregiudizio. Quindi io con questa candela voglio bruciare veramente il pregiudizio, perché mi sono resa conto che ce ne abbiamo tanto ancora, verso noi stessi e verso anche gli altri, con la cosa che stanno arrivando anche di nuovo gli uomini, che stanno tornando degli uomini e delle donne. Dobbiamo essere veramente in accoglienza al mille per mille e senza pregiudizio, senza dire ma io avrei fatto così, ma io avrei fatto cos'ha, ma forse se hanno fatto questo vuol dire che è così, no? Ci pariamo sotto, senza pregiudizio, è soltanto uno stato, cioè sto soltanto dicendo come stanno le cose. In realtà credo che ci sia ancora molto pregiudizio e quindi io voglio bruciare quello. Il mio intento è quello, una volta per tutte. Lo diciamo sempre senza pregiudizio, ma che sia la volta buona che il pregiudizio vada via per sempre. Te la sposo tutta, mi piace la candela col senza pregiudizio. Oggi è una frase che ho sottolineato, senza UCC 1308, proprio quel senza pregiudizio lì, no quello senza con UCC 1308, quindi mi riservo. No, senza UCC 1308, perché la creazione è senza pregiudizio. Ora io non vorrei allestire un altare, ma qui ci starebbe anche un bel bicchierino con un po' d'acqua, perché l'acqua è vita e quindi il fuoco ha necessità dell'acqua anche, secondo me. Grazie. Scusa Marco. Vado a berlo, grazie Barbara. Grazie Robby. Renci? Fa, è facile, c'è già.
No, senti Marco, io vorrei far passare avanti Sergio perché forse l'ho visto una sola volta nelle Zoom e vorrei sentire prima lui, che sennò che palle sta Franci. Dai. Vai Sergio. Eccomi, in realtà Franci è un mesetto, sono 6 o 7 Zoom a cui partecipo, anche se forse non sono sempre in video, però stasera avete provocato in me la voglia di dire la mia, sono un nuovo arrivato, però mi è piaciuto partecipare alla candela del pregiudizio perché non mi sento quando partecipo a queste Zoom. L'ultimo arrivato o il nuovo, quello che sono semplicemente, ho conosciuto il popolo un po' più tardi di voi, però mi sento parte integrante. Quello che volevo dire a Marco rispetto a quello che diceva, che il fuoco va alimentato, che non bastano le parole, che ci sono anche delle cose che dobbiamo dirci, perché sicuramente, come diceva anche prima, ci sono dei procedimenti in noi che si lasciano ancora toccare dal pregiudizio. Io quello che volevo dire, io ho visto su YouTube il discorso dove c'era Barbara Banco con l'ex ufficiale dell'esercito, no? Ed era un discorso di presenza, non in Zoom come questo, e ho visto l'abbraccio con questo ex ufficiale dell'esercito italiano. Io ho provato una cosa che forse non avevo mai provato in tutte le Zoom che abbiamo fatto, perché quell'abbraccio mi ha comunicato qualcosa di stupendo, no? Perché noi ci abbracciamo con le Zoom, però quello era un abbraccio vero, quello era un contatto vero con una persona che sicuramente rappresentava tanto in quel momento come il pubblico l'ha potuto vedere. Io credo che quello che voi siete riusciti fino ad ora a costruire, no? Le cose che tutti i procedimenti che fate, di cui parliamo in tutte le Zoom, un grande contributo l'abbia dato il fatto che voi, cioè che in ogni terra, in ogni zona, regione che sia, ci sono questi incontri, come raccontava prima, la serata fino alle 3 di notte, ma che c'è anche l'incontro di presenza. Credo che la presenza sia molto importante per anche smussare dei punti, trovare anche qualcosa, perché ognuno di noi magari cresce e acquisisce questa mentalità e come dice sempre Barbara, qualcosa che è dentro di noi, che non è solo esteriore e materiale, però ognuno di noi magari lo assimila in una maniera diversa, in tempi diversi. Io credo che il fatto che ci si possa nelle varie terre incontrare di presenza e avere dei momenti in cui ci si incontra sia fondamentale per respirare veramente quello che è questo, che è il popolo e che è il cambiamento che tutti noi desideriamo e che vogliamo ogni volta che ascoltiamo una Zoom, speriamo che ci sia, come diceva anche all'inizio, speriamo che ci siano delle notizie, dei cambiamenti, però le dobbiamo fare anche noi. Io credo che l'incontrarsi di presenza sia un punto veramente fondamentale, perché a me, se mi emoziona così tanto una Zoom, immaginiamoci l'incontro reale. Grazie. Sergio, di che terra sei? Ferrara, Ferrara. terra emiliano-romagnola. Emiliano Romagnola, sì. Grazie. Grazie Sergio. Grazie. Renzi. Ho fatto bene, hai visto, a dare la parola a lui. Grande invito, grazie Sergio. Hai ragione, gli incontri in presenza sono meravigliosi e importantissimi. Al di là poi, magari sai, uno pensa, ma la mia casa è piccola, come faccio, come non faccio? Non importa, non c'è la quantità. Barbara vive in casa piccolissima e la sua casa è sempre affollatissima, c'è un via vai continuo. Quindi Sembra che mi dicono che la mia casa ha una
È magica perché si ingrandisce, non si fa anche detto esatto. bene. Come fa a entrarci così tanta gente in 50 metri quadri? Ve lo dico io come ci entra 50 metri quadri col cuore, lì c'è un sacco di spazio. Esatto, vero. Allora, io l'accendo ora la mia candela, ok? Eccola qua. Voglio bruciare le barriere, qualsiasi tipo di barriera, qualsiasi. Sono testimone di quello che accade attraverso la sincronicità. Quindi ci siamo. Siamo in collegamento. E questo è meraviglioso. Concludo il mio intervento. Se mi consentite, vorrei leggervi una cosa, è breve, ma molto intensa. E questo è ciò che rappresenta il velo che si intravede quando guardiamo un'ombra, anche un'ombra sull'asfalto. C'è un lieve riflesso che ci fa percepire quanto è reale che tutto è energia e vibrazione. Ho aperto questo libro come mia consuetudine, a caso, all'inizio della serata, in merito a qualcosa che ha detto Marco sul silenzio. Vado a leggere il titolo. Il vostro giorno. Che cosa renderà la vostra giornata speciale? Che cosa renderà la vostra vita particolare? Quale emozione vi farà fermare e vi farà dire: questo giorno non lo dimenticherò mai? Che cosa vi renderà unici tra miliardi di persone immerse in un mare di stelle? Che cosa vi farà sentire che avete vissuto pienamente? Qualunque cosa sarà la vostra risposta, fate che sia mossa da un amore profondo, viscerale, prorompente. Allora sarà valsa la pena di vivere anche per un solo istante. L'autore di questo scritto meraviglioso è Marco Bignozzi. Grazie. Buon proseguimento di serata a tutti noi. Vi amare. Grazie, French. Vinzo. Ho la mano alzata, io ho abbassato la mano Ah, è e chiaro. l'ho rialzata adesso perché fa il paio anche perfettamente con quello che diceva prima Francesca. Visto che hai iniziato una riflessione, vorrei aggiungere alla riflessione una riflessione, no? La candela l'ho accesa e l'ho fatta accendere a Shanti. Che cosa è bruciato? Invece, in realtà, no, che cosa possiamo mettere nella candela per farlo bruciare, per farla bruciare di più? Il comburente, ma il combustibile e tutto quello che abbiamo già bruciato. Ci siamo mai soffermati a guardare quanta roba abbiamo bruciato in questi ultimi anni che ci siamo incontrati, conosciuti? Non ci dimentichiamo che tutto questo non c'era 3 anni fa. Non c'era. Anche prima del Covid. Cosa è successo in questi 3 anni? Cosa ha bruciato dentro ognuno di noi per prima, facendo in modo che tutte le altre programmazioni venissero allo scoperto, perché altrimenti erano sotterrate da quella
paura. Un'altra cosa di cui dovremmo renderci conto è che abbiamo bruciato la paura. E questo ci ha permesso di vedere cose che erano nascoste dalla paura. Grazie. Grazie Barbara. Penso Buonasera, buonasera a tutti. Intanto grazie. Una prima cosa che qualcuno se la ricordi, quando si spegne poi la candela bisogna farlo con le dita, perché è un passo molto importante. Non soffiare. Poi ritornando al nostro discorso, grazie Franci perché le parole che ha detto, il libro di Marco ce l'ho io, l'ho preso, forse sono stato uno dei primi. E tutto quello che nel nostro profondo viene scritto con l'anima, con lo spirito, con la forza di amore, poi bisogna esercitarlo, cosa non facile. Io sono 2 anni dal 31 gennaio 2022 e sono arrivato a questo passo. Vi posso garantire che si è trasformata la mia vita, confermando quel sentire che non sapevo. E gli ultimi 5, 6, 7 mesi sono stati veramente pesanti. Ancora negli ultimi 10 giorni, non so per quale motivo, il trasmettervi questo mi commuove. Però so che viene da qualche parte non conosciuta, molto più profonda. Io apprezzo tutte le anime che si ergono a fare, al loro fare, che è veramente impervio e difficile. E ora ci troviamo veramente ad assolvere il compito principale. Io mi trovo in grande trasformazione. Grazie alle anime che ho incontrato e che mi hanno fatto crescere. Questo che mi ha fatto crescere a me, vorrei fosse trasmesso anche a tutti quanti voi. In questa candela, io, che l'ho accesa prima, è bella grossa, quindi durerà a lungo, vorrei che tutto il male fosse buttato via dalla faccia della terra. Che nel profondo amore, senza pregiudizio, venga veramente alla luce. Sta avvenendo. Perché ci sono, sento dei passaggi che sono veramente così è e così sarà. Viene tutto in divenire così noi siamo. Certo non siamo sulla stessa lunghezza d'onda, però siamo collegati. Nel momento in cui ci uniamo all'uno, anche quello più sotto viene su, perché l'alto, da sotto, tutti vogliono salire. Ma se si arriva all'apice, noi siamo quel triangolo meraviglioso che la divina natura ci ha dato e che ora stiamo incominciando a riconoscere. Ho detto prima, sono in trasmutazione, mi sento dato un bel po' di tempo perché il compito non è facile. Lasciare il lato materiale che io ho lasciato, il lato affettivo, quello lì diventa un pochettino molto più difficile. Perché tutti abbiamo bisogno di amore, di comprensione, di attenzione. E se questo intorno a noi non avviene, tanti si trovano isolati, e ci sono molti che sono isolati, che è un grande disagio, un grande dolore per la persona che si trova sola e che non può avere un aiuto vicino. Io, scappando di qua e di là, correndo di qua e di là, sono grato di aver conosciuto le anime che ho conosciute, perché tramite loro io sono potuto crescere. Certo mi sono mosso e ancora non ho finito di muovermi, però so anche che ho bisogno di costruirmi dentro e quel costruirmi dentro deve nascere da dentro di me. Gli altri mi aiutano, ma se io dentro, nel mio profondo, non riesco ad accendere quella
quella luce, quella fiamma che non brucia, perché la fiamma non brucia, perché, essendo quella divina, questa piano piano, piano piano, porta a me principalmente in alto e più avanti per poter portare luce, ma nello stesso tempo la trasmetto. Grazie, buon proseguimento di serata. Grazie Lorenzo. Anna. Eccomi qua, grazie. Allora, anch'io la mia candela e prima di accenderla e trasmutare quella che è una paura, ma a volte può essere più un dubbio, volevo fare premessa. E sono sicura che per molti aspetti mi si conosca, per essere entusiasta, ottimista e sicuramente lo sono, ma ho anche io dei momenti in cui magari avverto quella pesantezza, quello scorrere del tempo che talvolta vorrei più condensato nell'avere azioni o nell'avere risultati. E probabilmente in quei momenti di affaticamento arriva il dubbio che ci voglia ancora tempo e quindi il dubbio che voglio bruciare è quello che tutto può avvenire ora, tutto può avvenire in questo preciso istante, e talvolta non ne sono sicura che tutto è possibile nell'immediato. Ed è vero, come diceva Barbara, ogni tanto guardiamo indietro e vediamo che cosa abbiamo fatto in questi 3 anni, ed è stato fatto tantissimo, al punto che oggi ho stampato in copisteria e ne ho fatti per 3 plichi, ma ho fatto praticamente, sono 300 fogli a partire dalla prima, dichiarazione del io sono e la parola e la volontà del io sono. E quando ho visto che era stato fatto, era il 22 novembre del 2020, sì, del 2020, mi è sembrato veramente tanto tempo fa. E quindi oggi sono pronta per inviare anche la riconciliazione che dopo 3 mesi era ancora lì che mancava sempre un documento e quindi voglio bruciare il dubbio che ci voglia ancora tempo e lo faccio adesso. Che questa candela possa bruciare ogni dubbio mio o di un fratello, una sorella che sente la pesantezza del tempo. Grazie. Grazie Anna. Marco, prima di passare la parola a Angelo e poi a Eugenio, che ha acceso la candela pure lui, posso dire una cosa sul tempo e poi ti do la parola subito? Prego. Interessante perché Anna, tu hai tirato fuori il tempo. Il tempo sto galantuomo. Perché? Perché il tempo è galantuomo quando sarà tu che è, no? Vedrai che chi lo crea il tempo? Chi lo crea il tempo? Il tempo. Qui è un po' strano, non trovate? Non trovate? È sempre un po' ripetitivo. E poi c'è sempre domani, poi io ci penso a domani. Poi se non so, non penso a domani, penso a ieri e rimango agganciata al passato. E allora il tempo è ieri. Ma no, quando dov'eri? Che stai pensando? Ah, ma che, a ieri, a quando abbiamo fatto. Oppure, ah sì, perché domani, fine settimana vado, e qui siamo a breve tempo, eh?
Immaginatevi quando facciamo un mutuo. Che cosa facciamo? Creiamo 20 anni, dove noi già ci immaginiamo che paghiamo le tre rate tutti i mesi, sperando di avercele già a monte. Oh mio Dio! E questo lo facciamo con la lavatrice, con l'asciugatrice, col fono. Chi lo crea il fono? È importante come lo usiamo, ma quello che creiamo. Grazie, scusa. Dovremmo imparare ogni tanto a congedare Cronos, che sta lì, che è ipercarico di lavoro. Angelo. Buonasera a tutti, ben Buonasera. ritrovati. Piacere di rivedervi tutti, anche magari in un rettangolino, ma pieno di vitalità, pieno di vita, pieno di tanta volontà di convergere, di fare in modo che ciascun agire, ciascuna volontà, soprattutto le vibrazioni del cuore, si mettano in risonanza tra di noi, producendo quella atmosfera creativa alla quale ci stiamo, come dire, abituando, prendendo gusto a realizzare, no? Perché all'inizio tanti sospetti, non ce la faremo, non ce la facciamo. Adesso incominciamo a prenderci gusto, a vedere che si realizza. Ho preso la parola per onorare una richiesta di Gianluca Ghiotti che mi ha chiesto, mi ha fatto un paio di domande, collegandosi a ciò che era stato detto in assoluta integrità la settimana scorsa. Passerei la parola a lui perché la riformuli a tutti noi, sono due cose molto semplici apparentemente, diciamo, la domanda è semplice, poi le risposte possono avere diversi sviluppi, ma sono estremamente interessanti e dirò, il caso non esiste, tutto ciò che è stato detto dall'inizio della Zoom di questa sera a questo istante sembrava proprio propedeutico a poter affrontare anche questo argomento che Gianluca adesso ci dirà, magari con le sue parole un attimo, e sulle quali io cercherò di dare la mia chiave di lettura, la mia interpretazione. Gianluca, a te. Alzo la mano, no? Dobbiamo fare così. No, io addirittura, Angelo, quasi ti stavo mandando un messaggio che rinviavo questa mia esposizione, perché invece per me, vedi, il tono della serata aveva preso un via, no? Che sembrava quasi che quello che volevo dire, chiedere, fosse un'ulteriore polemica, no? Siamo andati più su un tono dolce e così, come si può dire, etereo, che mi sembrava di rompere questa magia, no? Facendo questa domanda ed esporre questo. Difatti sono ancora titubante, nel senso, difatti hai anticipato tu quello che invece dovevo dire io, dovevo parlare con Angelo. Io in questo momento sono lì. So che a te piace anche incontrarci direttamente, se vuoi la facciamo lì. Oppure la semplifico. Se vuoi, dimmi te, perché Allora, io avevo due paginette da leggere, perché andare così a mano libera, io non sono bravo come te nell'utilizzo delle parole e la tua maestria. E allora mi sono preso degli appunti che dovrò o leggere, o hai capito? Ecco, io sono un po'. certo. Allora, io accolgo l'invito perché penso che il tempo siamo noi. Quindi siamo noi che lo creiamo nel momento che decidiamo l'impiego che ne facciamo. E quindi rispetto a questa tua impostazione, guarda caso mi ero proprio scritto, occorre correre il rischio di farsi fraintendere, ma se c'è buona volontà e fede vera, si recupera presto la possibilità di comprendersi. E poiché questa fede c'è, fede quindi significa effettiva
vibrazione di fiducia in ciascuno di noi reciprocamente, la qualcosa comporta la perfetta accettazione del fatto che siamo imperfetti, e viva Dio, che so che palle sta perfezione, no, scusate, io la vedo così, perché sono gemelli, quindi a seconda se sono aria o se sono fuoco, non si sa come si muove la storia, qui in famiglia lo sanno com'è. Quindi voglio dire, accolgo questa tua proposta, ti dirò che la mia idea è che la tua domanda contiene in sé tutti quei valori che tu hai definito un attimino eterei, mettiamola così, ma che in realtà non lo sono affatto, nel senso che non disturbano e non disturberanno quando lo affronteremo. Io penso addirittura che possiamo subito dire che molto sinteticamente Gianluca mi aveva fatto, collegandosi alla Zoom della settimana scorsa, una domanda molto specifica: cosa intendi tu, Angelo, per gratuità e cosa significa per te l'aggancio? Ok? Ecco, questi sono due riflessioni di una potenza incredibile. Se ci rifletti bene, Gianluca, riflettiamo tutti coerenti con questa elaborazione magica che è iniziata questa sera attraverso la proposta del silenzio, perché il silenzio è un potentissimo creatore, e poi quella dell'azione del fuoco, che indubbiamente ha proprio dato modo di esprimere la possibilità di alimentare la nostra bellezza, perché di questo si tratta: nulla si distrugge, tutto si trasforma. In quel caso, quella combustione di questi fattori di noi che possono essere di ostacolo, e abbiamo parlato della paura, abbiamo parlato del pregiudizio, e a quel punto ti avrei agganciato dicendoti che c'è un dialogo interno dentro di noi, ci sono due dialoghi interni: un dialogo interno che è il brusio del nostro stesso continuare a pensare e rimuginare cosa farò domani, cosa ho fatto ieri, cosa farò oggi, come ce la mettiamo, come la risolviamo, e l'altro che bisogna tenere molto conto, che è fuori di noi, che interviene in noi e che fa modificare le nostre possibilità di essere concentrati su quello su cui vogliamo puntare il nostro campo, quale campo vogliamo realizzare. Quindi è ben potente. Prego. Sì. Bisogna dire un'altra cosettina, premetterla. La domanda, io difatti, come t'ho anticipato, coinvolge tutto il popolo, perché quel tuo intervento ed è sempre inerente all'intento, no, del popolo. Quindi adesso io ti ho detto se facciamo io e te in privato, però a questo punto viene fuori anche il discorso: e il popolo? Cioè noi siamo in coerenza, in trasparenza, in onestà e in verità, Angelo. Assolutamente. E sono le caratteristiche fondamentali e fondanti dell'One People I Am. Quindi adesso mi viene il dubbio, stasera sarà così, guarda, avrò i dubbi, invece ne ho molto pochi dubbi, ecco, tu hai sempre visto una mia caratteristica, che sono deciso, mi faccio poco portare dalla mente, ma più dal collegamento col tutto, ed è una caratteristica perché io vado veloce anche nel parlare, e che mi sono anche scritto quello che dovevo chiederti, perché è come se io mi connettessi, no? E ho paura di perdere la connessione e di non essere più così chiaro nell'esporre. So bene di che parli. Io sono molto sincero, mi hai fatto già un complimento la prima volta che ci siamo conosciuti, che mi è rimasto ancora qui nella testa dopo 3 minuti. Quindi mi hai detto un complimento che credo che sia una cosa fantastica. E quindi... È così, è la sintonia del cuore. Allora, diciamo pure che come ti ho scritto... Ho detto, io a meno di un'esigenza particolarissima, soggettiva, personalissima, non sono affatto disposto ad affrontare privatamente alcunché. A meno che non facciamo una chiacchierata e beviamo un bicchiere di lecciotto, di amarone, allora va ancora meglio. Siamo qua vicini anche, no? Ah beh, siamo vicinissimi, ma ci vedremo sicuramente, Gianluca. Grazie. E quindi questo argomento qui, diciamo, lo abbiamo soltanto
accennato, anche se ne è parlato veramente tantissime volte, lasciamo, se siete dell'idea tutti, lasciamo maturare ancora di più in te magari la proposizione più precisa di quello che intendevi, e le mie riflessioni, le mie elaborazioni, i miei pensieri, che sono chiaramente soltanto la parte di me che parla perché vedo chiaro lì. Dove vedo, parlo. Altrimenti taccio e ascolto gli altri, e spessissimo veramente me ne avvantaggio enormemente. Siamo uguali lì. In questo abbiamo toccato i due vertici, quindi siamo uguali. Allora, sono d'accordo su questo rinvio, diciamo, un arrivederci del tema. Quindi, bene. Quindi sono d'accordo e ci accorderemo, dai. Vedrai che è estremamente interessante. Poi potremo sicuramente coinvolgiamo Marco insieme per vederla, assolutamente, come assolutamente. Inserirla proprio, come, perché poi è un vascello che quanto parte porta molto lontano, è molto sì, molto lontano. Infatti, okay. per quello che volevo dirigere proprio a te la mia domanda. Ok. Perché martedì scorso, no? Io sono anche uno che poi medita sopra, non voglio fare la bagarre, le discussioni, cioè non mi piace, piuttosto il silenzio, e mi piace il dialogo costruttivo, nel senso dobbiamo capire, perché una volta compreso siamo diventati quella cosa lì. E quindi sì. Io volevo farti questa domanda, ti ho anticipato, le visto, proprio perché è giusto, credo che sia corretto questo, e benissimo, sono d'accordo con te, ci accorderemo, grazie. Chiudo con una piccola provocazione. È una risposta secca la mia, prendila per quello che è. Ma diretta a me proprio. Ascolta, a te, a tutto il popolo, perché il popolo è presente, che noi lo si voglia o non lo si voglia. Perché anche se parlassimo da soli, la voce si arriva, le vibrazioni arrivano, perché siamo in frequenza, non ve lo dimentichiamo, Siamo in frequenza, l'ho sperimentato, Marco sa di che parlo, l'ho sperimentato e devo dire che mi sono venute le e sgrisoloni di Severona, te sei, ti, veronese, te lo conosci? Sì, la medoca mi è venuta. Mi è venuta anche a me sgrisoloni. Tra le 10 e le 11 mi è venuta la pelle d'oca per determinate situazioni. Allora la risposta è molto secca, e la do solo sulla prima, che sulla seconda è un argomento non nel quale sono appassionato di più, perché lavoro sull'attenzione, qualcosa di fantastico. Allora, la risposta è sulla gratuità. La gratuità è già qui. Eccola qui. Però non mi hai dato una novità come risposta, perché già no, ma era una, ho detto che è una provocazione. Ti ha anticipato molto, Marco, martedì. Diciamo che non è una risposta. Se questo è una visione. È una visione. Perdona. Prova a pensare se ciò che io dico è filosofico, etereo, sai come dice, ma non fare della filosofia etereo, eccetera. Prova a pensare se non è vero. Prova a pensare ai tempi d'oggi, no? Quanto costa avere a che fare con il proprio psicanalista, il proprio interlocutore, il proprio coach, il proprio motivatore, il proprio influencer, cioè c'è questo mondo della follia, no? Qua è tutto in gratuità. È vero. Eccola, perciò sono stato provocatorio in qualche modo. No, Angelo, se ti ricordi quando ho aperto la domanda martedì scorso, no? Ero partito proprio con la fisica, no? L'energia, abbiamo detto che massa, no? Ed energia, sì. La somma di queste due è sempre zero, cioè nessuna cresce e nessuna cala, quindi l'universo è in gratuità. Quindi quello che hai detto era quella cosa lì. Grazie. Allora, grazie a tutti voi. Grazie anche allora, a voi. Grazie Gianluca. Allora, grazie a te. Aggiungo un ulteriore spunto alla vostra gratuità, al vostra nel senso nel contesto, non vostra perché è solo vostra. La gratuità non è assenza di scambio. Punto. Riflettiamo solo su questo. La gratuità non è assenza di scambio. Condivido totalmente, ovviamente. C'è lo scambio e funzione di una vibrazione continua che crea il flusso. Il flusso alla fine è una conseguenza e allo stesso tempo è anche la ragione per la quale lo scambio accade, avviene. E quando entri in un circuito nel quale non c'è più il passato, il presente e il futuro,
c'è solo l'attimo fuggente all'interno del quale tutto questo meraviglioso uroboros, questo cerchio, si chiude magicamente, è la vita che si realizza, è qualcosa di fantastico. Noi siamo, ma vi rendete conto dell'esperienza che stiamo vivendo in comune qua? Ma adesso sembra che qualche volta facciamo il panegirico di noi stessi, non è così. Sono, da questo punto di vista, il bello è tipo questo momento in cui Anna ha detto dei momenti di sofferenza, poi martedì diciamo di minore energia, di qualche dubbio, qualche riflessione, quello che è. Ma questo è il bello, ma vi rendete conto che stiamo imparando a volerci veramente bene? Ma di pale, come parliamo di la guerra, ma anzi, prima di tutto la guerra la facciamo continuamente a noi stessi. È per una ragione, è per l'altro, o i volatori, o la mente avversa, o quella aliena, o noi stessi con un sacco di pregiudizi, eccetera, eccetera. Ma non se ne può più, liberiamoci, per cui ben vengano queste belle fiamme accese e vai che facciamo un bel rito di purificazione alla grande. Ok, grazie. Marco, scusa. Grazie Angelo e grazie Gianluca. Neo. Al calore di una candela. Mi sa che Eugenio, mi senti? Eccomi, buonasera come sempre. Io cerco sempre di essere un po' fuori dagli schemi perché la candela al buio ha già un altro aspetto. Non è che mi debba nascondere, assolutamente. Però già parlare al buio, perché mi ricordo era un gioco che facevamo da ragazzi. E stando in una stanza tutti insieme, ognuno diceva la sua al buio, così vedeva. Non si notavano le emozioni, non si notava l'espressione del viso, si era più sinceri senza delle bugie. Niente, io notavo il comportamento della candela, perché alla fine sì, i pregiudizi si brucia tutto, tanto è vero che prima ho chiesto alla mia compagna, perché lei lo fa sempre, accendere la candela, diciamo tutte le sere si mette, accende una. E lei mi ha detto, guarda, lo faccio perché mi sento di farlo e senza... gli ho chiesto, ma devi bruciare qualcosa? Ci sarebbe tanto da bruciare, ma non ci voglio pensare, mi ha detto. Mi ha dato una risposta. Niente, osservando il comportamento della fiamma, perché poi vedi, questa continua sempre a ballare, si muove a destra, a sinistra, gira, si alza, si abbassa, e poi si crea il lago. Abbiamo i tre elementi, abbiamo l'acqua, il fuoco e il vento, perché parlando l'aria sposta la candela, la fiamma, da, diciamo, in varie posizioni. E se guardiamo attentamente questa candela, c'è un piccolo lumicino appena, che è quella parte che fa bruciare tutto ciò che non ci serve. Quella piccola parte, quella spinta, la fiamma brucia tutto ciò che non ci serve. Poi volevo chiudere con una chicca che, diciamo, la porto avanti da quando è il momento giusto la dico. Dice, la candela, perché siamo al verde? Quando si doveva discutere di notte, quando si giocava a carte, quando si... Siamo arrivati al verde, cioè significa che la candela si stava quasi per esaurire. Ecco perché si dice siamo al verde. Perciò noi ancora abbiamo tanta strada da fare, abbiamo tante candele da bruciare. Comunque io sono contentissimo di far parte di questo laboratorio sociale, come ha detto Angelo prima, perché veramente... La vera gratuità me la state dando voi con tutte queste nuove informazioni, tutto ciò quello che prima magari non sapevi dove trovarlo. Questa è la cosa più importante che si crea tra di noi, perché ognuno di noi ha una parte da esprimere, da dire, quello che sente nell'animo, nel cuore lo dice, e essere se stessi è fondamentale. Comunque grazie per le serate sempre più, diciamo, abbastanza cariche di energia. Grazie di tutto. Adesso riaccendo la luce per farmi vedere.
Grazie, genio. Renci, hai rialzato la mano? Sì, vai, altro giro di giostra. Venghino, signori, venghino! Ho ricevuto un altro regalo da una certa Anna Senatore. E il titolo di questo libro è Tantra Oro, Energia Sessuale Guarigione. Bello. E mentre parlava Anna, ho aperto a caso un'altra volta e per dimostrarvi la realtà della sincronicità, questo conferma che possiamo smuovere le montagne, come suggerito dai Vangeli. E se le montagne sono nuclei atomici, significa che possiamo smuovere i nostri nuclei atomici e guarirci da ogni male usando il flusso dei bosoni Z e cambiare il sapore dei nostri quark, diventando il sale della terra. Giuliana Conforto, Il gioco cosmico dell'uomo. Ma che dobbiamo bruciare? Basta accendere la sta candela. Hello and to pick up a Grazie. Grazie, grazie a te, Fran. Allora hai finito già di leggerlo? Hello. Ah. Слава России. È un ragazzo, Buonasera. Slavo Rossi, Marco, un Russia, ragazzo, Russia, vedi? Russia, love you, Slavo Russia, Rossi. love Cosa you. Slavo si fa? Rossi, Russia, love Sono you. due che stanno Stanno parlando contemporaneamente. parlando Испанцы говно, слава России. Abbiamo qualche intruso, scusate, ma non riesco a starci dietro. Slavo. Ma sono due, giusto? Sì. Здорово всем, слава России. Ma se parlasse italiano potremmo pure ascoltarlo, Parlano ma... in lingua russa. Mi dicono che è inglese, qui dicono inglese. По русски базарьте, пожалуйста. Però È russo. Sì, però le parole in più. Parlano in russo, Barbara. По-русски говорить, я вас не понимаю, чурбаны. По-русски говорить, слава России, во бене. Но... Доброго пожелать вам. Спасибо. Прего. Cosa До dici? свидания. Adesso lo traduco. Grazie. Hai detto grazie a voi, amici. Наши испанцы творят, конечно. Слава России. No, спасибо. Конец, дорогое. Нет, не конец. Да. Это еще не конец. Это не конец. Слышим тебя. Хорошо пожаловать до Италии. Не, Италии не надо. За что Италия не надо? Италия по народам к России. Да там кузнечиков едят в этой Италии. И саранчу всякую, насекомых. По-русски заговорила. По-русски.
Elena, poi un attimo. Adesso, per favore, traduci quello che vi state sentendo. Adesso traduco. Adesso traduco. Sì, chiedile prima di chiudere il microfono, se no non riusciamo a coordinarci. Слышите меня? Слышите меня? Братуха, слышим. Конец микрофона, Одесса, перке ее... Да не, Одесса, помойку. Одессу не, это вообще хлам. Говорите не итальяно, но товарищи но понимают русском. Allora io traduco anime belle, lui oh mamma, quanto è difficile tre lingue adesso. Lui dice che vuole tutto bene al popolo italiano. E poi è detto che russo выражайтесь на русском, по-братски. Popolo russo e fratello di popolo italiano. Poco, poco it spet pro. Я такой знаю. Я не глупый. E lui dice popolo russo e con popolo italiano. Не, не popolo russo там. Poco X5 Pro, Poco M6, я знаю. Milena, vai sulla chat e leggi cosa hanno scritto in russo, se sai leggere in russo. Sì, 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 vado sulla chat. E lui anche prega Dio. Dio vuol dire Бог наш. Не, Бог не наш. Наш, come? Ты как наш-то? По-русски пишите, плиз. Артем, сколько? Sto parlando in russo e italiano. Artem. Da Крым. Крым наш. Я думаю, Крым наш по-любому. Lui dice che Крым è русский, но не украинский, vero? Lui non parla brutto per popolo italiano e lui prega per tutti e vuole che lui non accetta religione come religione perché ne hanno messo Да все хорош уже, месо, не месо. Месо, не месо, все уже, хватит. Артем, это вообще. Это какой язык? Луи дичи ке Иосоно Булгара. Булгария. Вы меня слышите? Алло, я Артем. Друг, я тебя слышу. Благодарю вас. Stanno scrivendo cose non idonee, ragazzi. Io ho tradotto solo con. Pascalite italiani na russkom razgovaram. Parolacce e offese. Adesso hanno scritto parolacce, potete bloccarli. Io ho preso il pochetti e sono tutte parolacce, ragazzi. Cioè, scusate. No, adesso hanno scritto parolacce, prima no, parlavano bene. Beh, dall'inizio ho tradotto il primo,
preso, l'ho messo in DeepL e c'era una, non traduco, però ho letto cosa c'era, cioè erano parolacce, ragazzi. Secondo me dovremmo cercare di evitare tutto questo, perché a un certo punto è entrato, ma basta però, scusate, se Sì, non si basta, capisce. basta, perché chiedono soldi.